Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di GTA Online. Questo è il primo episodio della nuova serie delle missioni dell'hangar. Questa nuova serie si chiamerà Missioni dell'hangar, Missioni Hangar, e riguarderà appunto l'hangar che ho comprato da pochissimo. Comunque stavo esplorando un po' l'hangar, la parte centrale, quindi computer, e sembra abbastanza grande. Comunque, sediamoci subito al computer e cominciamo la prima missione. Welcome, business partner. This is Ron Tikalski. Damn, I shouldn't say my name. Note to self, edit that bit out. Okay, I prepared this recording to talk you through the basics of our new operation. You'll find all the information you need about stock levels and our holdings on the homepage here. Then, when you're ready to make an acquisition, you hit the source button. Comunque ci ha spiegato un po' Ron di questa pagina, della panoramica di tutto quanto. Poi, come vedete, la merce totale, quindi la merce che ho acquisito grazie all'allestimento, alla missione principale, quindi all'allestimento, è 3,50. Se ci spostiamo sulla pagina Now, Rifornisci. you're able to choose what cargo we're hitting here. Now, the deep. Qua invece nella pagina Rifornisci. Abbiamo diversi tipi di merci che possiamo scegliere, quindi da rubare, cioè possiamo scegliere di rubare ad esempio materiali chimici oppure tabacco e alcol, oppure comunque diversi tipi di merci oppure il carico casuale, comunque io sceglierò. E poi se ci spostiamo nell'ultima pagina, nella pagina vendi, Once you've got some stock, we can look at make. comunque mi ha spiegato tutto quanto Ron per bene. Comunque, come vedete qua abbiamo su materiali chimici, quindi il reparto di materiali chimici, un prodotto e possiamo venderlo per 10.000 dollari, quindi un prodotto vale 10.000 dollari, per cui è questa la cosa bellissima dell'hangar, un prodotto 10.000 dollari. Visto che abbiamo fatto l'allestimento ci ha dato tre prodotti in una missione, 30.000 dollari in totale, e la stessa cosa, 10.000 dollari con gioielli e gemme e anche beni contraffatti, però ora inizio però il rifornimento. Ora decido un po' quale merce. Seleziono oggetti d'arte. Confermiamo. You know what they keep on Meriwether cargo planes except for globalist super soldiers? That's right, cargo! Get in the weaponized aircraft I sourced, dodge the protection details, take down the cargo planes, and get our cargo! Whew, boy, it was exhausting just saying that. Even thinking it, in fact. I think I'm being monitored internally, probed. Ok, dovremmo usare questo veicolo, scusate, questo velivolo, e dobbiamo raggiungere il punto di intercettazione in volo, che è. Dov'è? Ah no, è da quest'altra parte. Non riesco a capire dov'è. Ah, ok, è in mare. E quindi dovremmo praticamente uccidere, se non sbaglio, degli elicotteri. E questi elicotteri faranno cadere della merce, da quello che ho capito. Comunque sembra anche abbastanza veloce e ha una mitragliatrice, sto robo. Buona cosa. Ok, comunque noi dirigiamoci intanto. Ok ragazzi, siamo ovviamente, cioè siamo praticamente arrivati. In realtà no. Cioè, anzi sì, sfuggiaieri da carico, sono tre. E solamente uno forse Ah, ok, quegli aerei, credevo gli elicotteri, ok. Va bene, ci proviamo. No, non sto in realtà molto capendo. Credo sia questo, no? Sì, ok, questo qua. Ragazzi, è molto difficile questa missione. È molto ma molto difficile. Perché ci sono questi jet che mi stanno per agganciare sempre. E
è difficile. E poi anche questi qua hanno un sacco di vita. Piano. Ok, basta che intanto non vado addosso a questi aerei enormi. Io sto continuando a spammare perché non riesco. Questo qua cos'è là? Riesco a colpirli. Ok, piano, 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 piano. Ok. Proviamo ad attaccare almeno il B, visto che ha molta vita. No, no, non riesco proprio. Allora, quello che ha meno vita per adesso è il C. Però, allora, lo dico, questa missione è davvero difficile. Perché, o almeno per me, perché io non riesco proprio a guidare bene. Mi ha colpito. Io non credo di riuscire a fare questa missione. Se avessi una buona mira, poi mi sono esploso. Ok, almeno mi dà. Però ho l'ultima vita, quindi credo. No, la serie l'ho voluta fare per. Comunque, la serie l'ho voluto fare perché questo tipo di missioni non riesco a farle. Poi sono anche, non solo per me, credo, difficili. Cioè, mi facevo a distruggerli con i caccia che mi venivano dietro e mi sparavano in non so quanto. Vabbè, almeno forse sono io scarso con gli aerei, soprattutto con gli aerei, perché non li so proprio usare. Poi la mira mi chiede dove va. Ok, mi sono fermato perché ora richiederò lo sbarro, perché non ho voglia di andare fino a là. Ecco lo sbarro. Comunque, non avevo ancora notato quanti soldi mi sono rimasti. Mi sono rimasti mezzo milione. Mezzo milione non è male, perché nell'altro video ci ho venduto la Velaxo per comprarci questo. Pensa, pensa un po', vabbè. Ora che siamo arrivati, atterriamo con calma, senza farlo fumare l'elicottero. Ecco. Perfetto. Entriamo nell'hangar per un attimo. Ah, e comunque ho notato che se vado su menu interazione veicoli posso richiedere il velivolo personale, il Kuban, quello che me l'hanno regalato. Cosa è appena successo? L'ho visto. Ok. Saliamo qua e riproviamo a fare un'altra missione. Speriamo che me la dia facile questa. Speriamo.
Comunque, riforniamo, stavolta lì va bene, confermiamo, i medicinali porteranno fortuna questa volta, speriamo di sì. Speriamo di sì. Ok, prende e consegna i medicinali all'hangar. It's his daughter's bat Cosa? mitzvah, and if you can impress the horde of shrieking tween guests watching on relay. Vabbè, non ti voglio ascoltare. Esegui acrobazie su un velivolo per rivelare la posizione del carico. Io devo fare le acrobazie per rivelare il carico sotto i ponti, mi state dicendo? Non è manovrabile. Per niente, per niente, per niente, per niente, quanto l'odio. Quanto l'odio questo. Rientri nel velivolo. Ma come. No, 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 no. Sto. No, 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 no. Ok, ho capito. Devo passare sotto diversi ponti senza schiantarmi. Non è manovrabile. È straveloce e non è manovrabile. Non so. Cioè, ho 30 minuti per farlo. E ci riuscirò, speriamo di sì. Ma se mi schianto è un casino. E ci dovrebbe essere un ponte anche abbastanza alto e grande. Esattamente. Questo qua no? Cavolo, non è come pensavo. Missioni sono davvero difficilissime, non so cosa fare. Mi ha fatto rientrare un'altra volta e ho altre due vite, se possiamo chiamarle così. Ora prendo un po' di rincorsa. Piano, 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 piano. Esplodo. Ecco, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Quanto fa schifo? Credo di avere l'ultima vita. Ok, ora mi aumenta. Sono quasi a metà, una o due vite, non sono sicuro se sono due o tre o. Vabbè, comunque noi intanto proviamo. Non capisco neanche dov'è il ponte, dov'è? No, vabbè, è impossibile. No, non ce la posso fare. Quello sì, ce la posso fare, infatti adesso ci vado a provare. Mi giro piano. Non ci passo, non ci passo, non ci passo, non ci passo, non ci passo. Ci passo! No, 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 ecco, morto. Cos'è? Cioè, sul serio posso usare anche un elicottero? Se posso usare anche un elicottero è davvero facilissima questa missione. Potevi dirmelo prima. Ok, ora piano, senza schiantarci, possibilmente passiamo sotto questo ponte. Ok, e anche sotto a que. Piano, e anche sotto a questo ponte. Piano, magari, eh. Se ci passi. Ok, ne mancano ancora due più o meno. Quindi andiamo qua.
No, in realtà è in mare. No, ok. Qua. Ah, è qua sotto. Non è proprio un ponte stavolta, però. Figata. Attenzione a non schiantarsi in acqua. E non è successo. Finito. Ok, Ron ci chiama. A bunch of entitled teens were impressed enough to look up from their phones and the cargo's location is now on your Ok. GPS recupera i medicinali. Dove sono sti medicinali? Sì, vabbè, sono a Palito Bay. Vabbè, andiamoci, abbiamo ancora 18 minuti. Speriamo non ci siano nemici, anche se non credo. Da tutto quello che ho appena fatto, comunque. No, però, cioè, non sto capendo. Potevo usare semplicemente un elicottero già da prima. Al posto di sprecare tempo distruggendomi l'aereo. Cosa? Vabbè. Intanto recuperiamo i medicinali. Ci vediamo quando li recupero. Ok, va bene, qua ci siamo quasi. Siamo quasi arrivati. Dove si trova precisamente adesso il carico? Ok. Dove si trova? Porta il veicolo all'hangar o distruggere e recupera il carico. Secondo te cosa sto... Cioè, sul serio? What? Non esplode. Ok. Ora posso... Attenzione. Posso recuperare il carico? Non ci credo sia buggato là dietro. Ok. Bene, per fortuna. Recuperato il carico. Ma cosa fai? Perché? Perché fa questo? Va bene. Ora torniamo all'hangar. Comunque è una buona cosa. Mi piace molto questa cosa di che si può distruggere il carico, quindi distruggere il veicolo che contiene il carico e poi rubare il carico. La dovrebbero mettere su tutte quante le missioni di recupero scorte, secondo me. Lo vedo già rallentare un po'. Ok, stavolta possiamo anche rilasciare il carico in cielo, cioè sganciarlo, possiamo sganciare il carico, quindi premendo freccia destra possiamo sganciare, però un po' più da in basso credo, sì. Vabbè, no, non lo faccio, ci atterro e basta, senza esplodere magari. Ok, perfetto. Ecco qua ragazzi, merci in magazzino, ok, vabbè, sempre quello lì. Mi sto dirigendo qua al computer principale, ho notato poi che lì ci sono anche le telecamere, vabbè, non è importante. Ecco qua, panoramica 4 su 50, da vendere invece in totale 40.000, possiamo vendere tutto quanto, 40.000 invece, oppure... 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Ci saranno nuovi contenuti di questo tipo, di questa serie delle missioni dell'hangar. Noi ci vediamo a un futuro prossimo video.